Bentornati nel canale di Una fetta di paradiso. Oggi la spesa bisettimanale. Come vedete, c'è la panoramica di tutto quello che ho acquistato. Abbiamo speso 82,30 euro. Questa volta non vi dirò i prezzi di ogni singolo prodotto, ma vi compariranno all'interno del monitor in sovraimpressione scritto, in maniera tale che non vi confondo, perché io magari ricordo un prezzo e in realtà poi ne ho un altro. Quindi adesso cambierò inquadratura e inizierò a descrivervi quello che ho preso. Allora, qui giù in fondo ho sistemato le cose per la pulizia della persona e della casa. Ovviamente, come tutte le famiglie, non può mancare la carta igienica. Io acquisto da una vita questa tre veli, perché è un pacco da 12 rotoli e con cui mi trovo abbastanza bene anche a livello di morbidezza di carta. Poi per la prima volta ho acquistato il detersivo all'aloe vera da 4 litri. Ha una profumazione molto buona e c'è scritto nuova formula concentrata. Vi farò sapere come mi trovo, però qua c'è scritto che è anche efficace a basse temperature fino a 40 gradi, quindi insomma l'ho voluta provare. Poi anche per la prima volta ho acquistato lo shampoo per i capelli normali per mio marito, e questi di solito della linea Near, insomma, mi trovo abbastanza bene. Di solito io acquistavo quello per i capelli colorati e non è male come prodotto, però adesso ho voluto provare questo nutritivo per i capelli normali. E poi ho acquistato sempre per la prima volta igiene intima alla malva. C'è anche questo che però sta di qua, però ve lo mostro adesso perché fa parte sempre della casa. Guardate quanto è carino, cioè vabbè, io praticamente, come l'ho visto, mi sono invaghita di questo cavallo, forse per il sorriso. Praticamente sono degli Scottex con i cactus e il cavallo che va sull'elicottero, cioè è troppo carino, troppo troppo carino e simpatico. Quindi poi, scendendo leggermente giù, abbiamo la carne, così la metto in frigorifero. Allora, la carne io la chiamo carne, ma in realtà sono anche i burger vegetali. Allora, questi non li ho mai presi e li ho voluti provare. La marca Fior di Natura, sono due burger vegetariani della stessa famiglia. Ho riacquistato le cotolette vegetariane, che in realtà sono veramente buonissime. Questa è la terza confezione che compro e piacciono anche a mio marito, perché sembra che mangi pollo, ma in realtà è vegetale. Poi ho trovato in offerta il macinato di bovino e ho acquistato la fesa di tacchino, che la preferisco rispetto al petto di pollo. E un attimo che li metto in frigorifero. Poi, scendendo ancora un pochino, praticamente era in offerta con anche 40 grammi in omaggio le fette Edamer, questo è il formaggio. Poi ho acquistato lo speck, il prosciutto crudo e il prosciutto cotto di alta qualità. Mano a mano che vi mostro li levo, perché così si conservano meglio in frigorifero. Allora, qui ho invece tutto il reparto, latticini. Allora, ho acquistato le confezioni bipack di ricottine, queste sono da 100 grammi l'uno, le ciliegine di mozzarella, che hanno cambiato la confezione perché prima erano in blu, adesso sono in verde. Oddio, l'ho fatta vedere le ricottine? Sì, eccole qua. Poi, quindi la robiola che piace tanto a mio marito, il latticino fresco light che piace tanto a me perché lo mangio a colazione. Poi ho riacquistato sempre il set da 8 confezioni di yogurt magro alla frutta con lo 0,1% di grasso. Ho riacquistato, già ve lo avevo mostrato in un altro video haul, lo yogurt greco magro alla vaniglia. E poi i miei soliti set di yogurt intero dolcificato con gli anelli di cioccolato, nocciola e cioccolato e il famosissimo pistacchio, immancabile ormai nella mia cucina.
Poi, per cambiare per la domenica, abbiamo preso i tortelli agli spinaci e ricotta. Poi vi sposto, saliamo su di nuovo, ci avviciniamo un pochino. Allora, praticamente qui c'è un intruso che abbassiamo. Allora, qui ci sono due bottiglie di vino, Montepulciano d'Abruzzo e Primitivo Salento. E sempre perché mio marito beve un bicchierino di vino rosso la sera e poi comunque se viene qualche ospite almeno abbiamo del buon vino rosso. Poi ha riacquistato la birra, Lager Beer, questa che è quella classica e questa che è quella leggera, quella light, perché cioè leggera no, perché è magra, ma perché è meno dal grado alcolico è un po' più basso rispetto a questa che appunto è un po' più alto. Poi ho riacquistato la farina Manitoba che loro chiamano preparato per pane e dolci lievitati. Un attimo che metta a fuoco, eccolo qui. Questa è classica e bianca, non è né integrale né con i cereali, ma perché non l'ho trovata, se no avrei preso quella con i cereali, allora ho riacquistato questa. Poi ho preso una confezione di farfalle integrali, giusto per cambiare, perché mangiamo sempre la pasta bianca ultimamente, quindi avevo proprio esigenza di prenderne una integrale. Ho riacquistato il pane di segale perché ancora non faccio in tempo a rifare le pagnottine mie, quelle classiche, quindi ho riacquistato questo che, come vi ho detto nell'ultimo video haul, è quello leggermente migliore rispetto a tutti gli altri che vende l'Eurospin. Poi ho voluto acquistare i fiocchi di farro degli Altopiani Umbri. Se metterà mai a fuoco lo vedrete. Su amico, metti a fuoco. Eccolo qua. Di questa linea dell'Appennino Umbro troverete anche fiocchi di avena, però io per cambiare il tipo di cereale ho voluto acquistare questo, i fiocchi di farro, che diciamo a livello diciamo di sapore siamo lì, però a livello forse nutritivo c'è qualcosa di diverso tra il farro e l'avena. Comunque poi ci farò colazione, quindi probabilmente lo vedrete in un What I Eat in a Day. Ecco, ma non lo rimette più a fuoco. Vabbè, andiamo avanti. Poi ho trovato in offerta, con anche un packaging diverso, gli spicchi di mela. Questi sono più che altro perché hanno cambiato la marca, non era Fruttitali. Questo è Fruttitali, quello che prendevo prima non era Fruttitali, però sono lo stesso, spicchi di mela e fettine di mela. Però ho acquistato gli spicchi e ne ho presi tre per quando vado in ufficio, perché almeno non mi sporco le mani nel mangiare la mela. E poi comunque sono 20 grammi ed è proprio mela disidratata, infatti è mela essiccata, quindi non è che contiene zuccheri aggiunti, è 100% frutta secca e quindi ne ho acquistati 3. Poi ho riacquistato il tonno al naturale, la confezione multipla da 3 vasetti da 80 grammi, e questa insomma per farci la pasta o anche per mangiarla così insomma nelle insalatone. Poi ho riacquistato il famoso succo di pera per mio marito, questo qui vedete è quello in brick che ce ne sono 6 e lui beve questo la mattina, adesso si è fissato quindi facciamolo continuare a bere questo. Aspettate che mi sposto così vedete anche le altre cosine. Poi sempre qui, avvicino un pochino, praticamente ho acquistato i fagioli bianchi di Spagna perché in estate mi piace mangiare questa varietà, che sono leggermente più grandi e mi piace condirli con la cipolla bianca, un filo d'olio e poi le mie solite spezie. Poi non poteva mancare il tris di piselli e carotine che piace anche al mio cagnolino Cookie, quindi li acquisto sia per noi che per lui. E poi ho preso il tris di mais dolce perché insomma in estate mi rincerca metterlo nelle insalate. Poi come al solito ho acquistato un sugo pronto diciamo per condire la pasta. Questa volta ho acquistato queste olive perché era in offerta e quello al basilico era veramente stragoloso e ne ho ancora una porzione in frigorifero. E a conti fatti, con un barattolo da 400 grammi, io ho condito 3 volte 2 porzioni di pasta, quindi calcolate che io indicativamente cuocio 70 grammi per me e un 100 grammi per mio marito, quindi un 170 grammi moltiplicato per 3, fateli voi i conti, ci ho fatto 3 porzioni.
E quindi dura tanto e per quello che costa, insomma, mi salva almeno 3 passi. Poi della linea, diciamo, fratella, però sorella, non so, insomma, come dirvelo, diciamo familiare di quello che avevo preso l'altra volta, e ho preso questo. Però quello dell'altra volta era condimento per insalate di riso e pasta con wurzel, questo invece è con tonno. Diciamo che questi sono il combo classico che trovate all'Eurospin tutti gli anni. Probabilmente quello col Wurzel è il prodotto novità, infatti ricordo che l'avevo trovato 2 settimane fa e lo avevo acquistato per provarlo, però questo è quello classico con il tonno, che forse per i miei gusti mi piace di più. E il prezzo più o meno è lo stesso di quello del Wurzel, ma poi lo troverete in sovrappressione. Poi ho voluto provare alla cassa queste caramelline Liquipin Eucalipto. Guardate quanto è carina la confezione, semmai metterà a fuoco, ce la puoi fare. Metti a fuoco, amico mio. Dai. Oh. Oh, guardate che simpatica la confezione, c'è il koala sul ramo dell'eucalipto, ovviamente, e sono praticamente delle mentine che fuori hanno il confetto all'eucalipto e dentro c'è una piccola, diciamo, un piccolo segmento di liquirizia, e quindi l'ho voluto provare perché non l'ho mai provata. Io acquistavo sempre quelle classiche alla menta, però queste mi sapevano di fresco e quindi l'ho volute provare. Poi, spostandoci leggermente sulla destra, arriviamo al reparto frutta e verdura. Aspettate un momento che vi alzo. Eccoci qua. Allora, in questo periodo, diciamo, estivo, io preferisco prendere frutta e verdura freschi, quindi non troverete più nella mia spesa i surgelati se non il minestrone quando ricordo di acquistarlo. Quindi, insomma, tutto ciò che io vi mostro è tutta roba fresca. Prima di mostrarvi la frutta e la verdura, però, ho dimenticato 3 pezzi che adesso vi mostro. Vi sto parlando del cioccolato extra fondente al 72%, ovviamente va dritto in frigo perché nella dispensa con questo caldo diventa una sorta di ciobarra, e quindi, insomma, evitiamo di sentirci male, almeno lo mangiamo croccante. Poi ho riacquistato le gallette di riso al cioccolato fondente per far fare, diciamo, gli spuntini a mio marito, che lui è un po' astioso nei confronti degli spuntini, quindi magari mangiare una galletta di riso al fondente può così, insomma, rinvigorirgli la giornata, e ne ho prese 2 di confezioni. Poi ho acquistato la carta forno perché mi era finita. E quindi questa non può mancare nella mia cucina, assolutamente no, mai. E poi passiamo alle verdure e alla frutta. Allora, ho acquistato 4 piccole patate farina gialla perché devo fare la passata di topinambur e mi servivano appunto le patate, quindi ne ho acquistate solo 4. Poi ho acquistato la mia solita bustona di insalata verde fresca, già lavata e pronta all'uso. E questa mi dura tutta la settimana, quindi la prendo sempre così grande da mezzo chilo. Poi ho preso, aspettate che non so dove appoggiare, che stavano in offerta le albicocche. Cioè, in realtà sono andata all'Eurospin a fare la spesa proprio perché avevo voglia, una voglia pazzesca di albicocche. L'ho trovata in offerta e ne ho prese 2 confezioni. Queste mangiate belle fresche fresche, sono, vedete, le 2 confezioni, sono proprio buone. Poi mi sembrano pure belle mature, quindi saranno belle succose, le dovevo acquistare per forza. Poi ho acquistato, vabbè, mi si è rotta la confezione, le pesche queste qui, vedete nella confezione, eppure queste mi sembra che stavano in offerta, 1,29 euro, ma comunque trovate il prezzo da qualche parte. Queste sono le classiche pesche gialle. Poi ho trovato sempre in offerta la vaschetta piccina di fragole. Questa l'ho presa per le mie colazioni fantastiche, più che altro per i miei smoothie. E guardate quanto sono belle, non potevo non prenderle. Poi erano sotto, sono ancora diciamo leggermente acerbe, quindi magari mi durano 2 o 3 giorni. Poi ho acquistato una chilata di pomodori, vedete, questi belli rossi per fare le insalate. Ho preso anche cetrioli perché volendo potrei fare anche le insalate greche che mi fanno impazzire letteralmente. Poi ho preso il mio solito caschetto di banane per quando mi alleno.
Poi ho acquistato le zucchine che sono immancabili nel mio frigorifero e queste poi sono carinissime perché sono novelle, non lo so, sono piccinissime, guardate quanto sono piccole. E ne ho prese insomma una manciata. Poi ho acquistato i miei soliti due limoni, quelli biologici, insomma non trattati. Un cavolfiore, perché probabilmente non lo so se ci farò la frittata o comunque ci condirò la pasta. Poi due peperoni rossi, sempre per fare un secondo piatto tipo peperoni e uova, che cioè mi fa impazzire. E la mia bussona da 2 kg di mele golden, che io adoro, adoro con la cannella mangiare. L'avete visto nel video di What I Eat in a Day, magari vi lascio la scheda informativa da qualche... ecco qui su. E queste insomma sono le mie i miei 2 kg di mele. Ok, allora, un attimo che vi saluto. Eccomi qua, ciao. Allora, questa quindi è tutta la spesa che ho fatto oggi, che è domenica 11 giugno, e probabilmente durerà i suoi soliti canonici 10-12 giorni. E spero di avervi tenuto compagnia, di avervi mostrato qualche prodotto nuovo che anche io userò per la prima volta nella mia famiglia. E vi invito a iscrivervi al canale se non lo avete già fatto, a lasciarmi un like e ad attivare la campanella. E vi saluto e vi rimando al prossimo video. Ciao a tutti!